Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel covo di Weavile. Io sono Stefano e nel video di oggi ci guardiamo con calma quello che è successo lo scorso weekend. I tornei sono stati lo special di Bilbao, il regionale di Joinville e il regionale di Indianapolis. Tre tornei di cui uno, quello di Indianapolis, gigantesco con più di 1000 partecipanti e gli altri due comunque con 200-300 partecipanti, quindi tornei molto notevoli. Ci sono tante cose interessanti da dire su questi tornei e direi di cominciare da quella che ci riguarda più da vicino. Il nostro Alessandro Cremascoli, ai Caterpie, che immagino che tutti voi in questo momento conoscete, ha vinto uno di questi tornei, nello specifico lo special di Bilbao. E ha vinto con un mazzo abbastanza insolito, perché oramai siamo abituati a pensare che Urshifu, Arceus e Mew siano i tre mazzi più forti del momento e poi ci sono alcuni mazzi che comunque se la cavano bene ma che di solito non vincono. Ale ha vinto con Whimsicott, un mazzo che era appena uscito a Francoforte, prima nessuno lo considerava, e ha vinto proprio il torneo, cioè Francoforte aveva fatto finale, stavolta invece ha vinto. Questa è la lista che ha giocato Ale. È una lista, scusatemi la qualità, però è una foto comunque fatta un po' al buio, è una lista che è abbastanza simile a quella che abbiamo visto finora, ne ho una simile sul canale, anche se ha qualche differenza. La cosa più interessante, secondo me, che c'è in questa lista, che non c'è per esempio in quella che ho caricato io, è questo Calyrex Shadow Rider. Un'idea molto interessante perché su cosa si basa Whimsicott? Sul fatto di non far giocare le energie speciali all'avversario. Però al primo turno questa cosa non puoi farla, quindi a meno che tu non usi Ventaglio delle Onde fin dall'inizio, cioè comunque il ventaglio lo puoi usare solamente se l'energia è già stata assegnata. Se però tu fai il primo attacco di Calyrex Shadow Rider, il V soltanto, senza il VMAX naturalmente, tu puoi fare in modo che il tuo avversario non attacchi mai, cioè non assegni mai energie speciali dalla propria mano. Quindi una lista veramente molto bella. Una lista che ha anche girato molto bene, perché Ale comunque è stato in stream più di una volta e come abbiamo visto il suo mazzo bene o male girava molto bene. Un'impressione un po' diversa da quella invece avuta dalla lista di Frank Persic, che mi ricordo che varie volte aveva avuto problemi di consistenza. Quindi tanti complimenti ad Ale, che ha portato un bel risultato per sé, perché è un ottimo giocatore, ma anche per la nazione italiana, perché comunque non capita spessissimo di vedere un giocatore italiano che vince un torneo così grande. E adesso vediamo poi qualcos'altro di interessante, perché per esempio Ale, cioè non è che ha battuto proprio un giocatore qualsiasi in finale, tanto per cambiare in finale c'era Tord che ha perso in finale giocando ancora una volta Urshifu Moltres, il mazzo di sua invenzione che è arrivato dal nulla e adesso è uno dei mazzi più forti che ci sono. Non lo incontrate spesso, probabilmente anche nello scala sfide, semplicemente perché è un mazzo difficilissimo da usare. È veramente molto complesso e infatti quando vedete qualcuno che fa risultato con questo mazzo, sono tendenzialmente giocatori molto forti. La sua lista è simile a quella che abbiamo visto in precedenza, quella giocata anche da Robin Schulz qualche mese fa, qualche settimana fa, anche perché comunque il mazzo è stato pensato da Tord. Ci sono alcune piccole differenze qua là. Qua vediamo l'aggiunta di Galeria Moltres V, che nella lista originale non c'era, ma è stata un'idea di Gustavo Wada, con cui tra l'altro ha vinto poi il torneo di Francoforte. Quindi vediamo che comunque è stato inserito questo Moltres, ma è rimasto Medicham, che invece Gustavo non giocava, e quindi una sorta di lista ancora migliorata, grazie anche poi ai test fatti da altri giocatori nel mondo. Un mazzo veramente bello, veramente complesso da giocare, vi consiglio di provarlo se volete veramente mettervi alla prova, perché questo non è un mazzo che si impara a giocare in pochi giorni. Complimenti a Tord che continua a fare risultato, perché adesso credo che questa sia sicuramente la seconda top 8, l'ha forse scritto anche? No, non l'ha scritto, forse addirittura la terza, però cioè sta continuando a fare risultati, non che ci sorprenda la cosa, però davvero bravo. Abbiamo poi un terzo posto, un Arceus Moltres, che potremmo considerare il mazzo più forte del formato in questo momento. Quarto posto, Mew VMAX. E al quinto posto, ragazzi, c'è anche Lucas, di Lucas in Owen. Ragazzi, questo è stato un weekend in cui tutti gli youtuber italiani che c'erano hanno fatto risultato. Lucas ha giocato la stessa lista di Alberto Conti, che aveva fatto, mi sembra, o top 4 o top 8 a Francoforte, adesso non ricordo, forse top 8, e stavolta ha fatto top 16, quindi ancora una volta un ottimo risultato. Tra l'altro Alberto è un giocatore che non gioca neanche da molto, quindi tanti complimenti anche a lui. E questo appunto, secondo me, possiamo considerarlo il mazzo più forte del formato. La lista di Lucas me la sono guardata bene, se io domani dovessi andare a un torneo e giocare questo mazzo, non credo che cambierei una singola carta. È veramente un'ottima lista, ha tutte le opzioni che servono a questo mazzo, c'è sia Zigzagoon, Manaphy, Dunsparce, c'è veramente tutto. Un ottimo mazzo, quindi tanti complimenti. Anche Lucas, tra l'altro, aveva fatto dei due l'altra volta a Francoforte, quindi comunque continua a fare dei bei risultati anche lui. Abbiamo poi Pedro Vicenzio con Arceus Inteion, Dario Scarnò, un altro
grande giocatore italiano che fa grossi risultati. Non c'è la lista però. Ah, non c'è la lista, uffa. Molto amico tra l'altro di Ale, di Ecaterpi, penso che abbiano testato insieme. Che ha giocato Arceus Moltres, ma non abbiamo la lista, peccato. James Cox con Mew, vediamo com'è la sua lista di Mew. Non ce le guardiamo tutte, guardiamo un po' di cose così, giusto per farci un'idea. Ha fatto top 8 con questa lista di Mew, che di notevole ha la Heroes Medal. Ragazzi, sapete cosa fa la Heroes Medal? Se voi la segnate a un Pokémon VMAX, questo Pokémon ha 100 punti salute in meno, ma quando viene messo KO, il vostro avversario pesca una carta premio in meno. Secondo me questa carta è fortissima, specialmente in Mew, tant'è che non si è vista in nessun altro mazzo. Perché permette di... cioè, Mew perde contro Moltres, per esempio, contro Pokémon Buio. Se voi date 210 punti salute a Mew, anziché 310, non cambia nulla. Perché comunque il KO in un colpo lo ricevereste lo stesso. Grazie a questa tool è come se il vostro avversario mettesse KO un Genesect. E secondo me è un'idea veramente ottima. Credo che abbia tolto la Choice Belt per farlo, però... beh, sì, chiaramente... questa scelta richiede anche poi di cambiare un po' la lista e quindi di rinunciare a magari una carta forte come la Choice Belt. Veramente un'ottima idea. La proverò, perché sono molto curioso di vedere com'è. Non mi ero reso conto che fosse arrivato in top 8 James Cox con questa lista. Molto forte. Abbiamo poi, subito fuori dalla top 8, un Malamar, che ultimamente non sente più parlare di Malamar, perché la gente è talmente terrorizzata da questo mazzo così forte che gioca tante carte per batterlo. Vediamo, è storto, vabbè. Vediamo se c'è qualcosa di interessante che ci colpisce. Il doppio Inteleon sinceramente mi colpisce, a me non piace molto. Ecco, una cosa bella che ho già visto anche in altre liste è Oranguru. Il problema di Malamar è che a volte si ritrova a fare Cynthia e avere in mano 8 carte con una che non è Rapid Strike e non fa il KO. Tu con Oranguru scambi quella carta con la prima del mazzo e probabilmente sarà una carta Rapid Strike. Quindi ottima idea da mettere in tutte le liste. E per il resto... vedo sia il boss sia l'amo normale. Ecco, interessante, perché gioca davvero tante carte in un Rapid Strike, però ha fatto un ottimo risultato. E qui dice che vorrebbe vedere un altro cristallo di bruma. Ok, carina questa lista, carina. Oranguru sicuramente raggiungerei la mia lista di Malamar. Abbiamo un altro Mew qui, di un giocatore di cui non so leggere il nome, che gioca Mew. Vediamo cosa c'è di interessante. A prima vista non vedo nulla di particolarmente notevole. Vedete che Marnie si inizia a vedere un po' in tutte le liste di Mew adesso, è veramente importante. Ok, no, una lista di Mew abbastanza normale. Guardiamo anche la lista di Ivanov, questa me la sono già guardata perché è un mazzo che mi piace moltissimo. Questo, chiamiamolo Dark Box, è un mazzo molto difficile da usare, quindi anche qui, come Urshifu Moltres, se vi piace provatelo, ma se non siete proprio espertissimi non ve lo consiglio tanto, lo so, è veramente tosto. L'idea è quella di giocare gli attaccanti piano piano in base a quello che gioca l'avversario, per poi chiudere attaccando con Galerion Moltres, che è un grande attaccante. Abbiamo questo Moltres V, che è un attaccante molto forte, specialmente contro Mew, Zapdos V contro Arceus e tanti attaccanti qua e là. Questo Rowlet, mi fanno ridere i nomi in francese, questo Rowlet che può mettere KO per esempio un Sobol perché attacca con zero energie se usi Avicoltore, e anche Upa è molto forte a inizio partita. Vorrei provarlo questo mazzo qua, perché mi sembra veramente molto bello. E è di Stefan Ivanov, uno dei giocatori più forti del mondo. Guardiamo la lista di Alberto, che però in realtà è la stessa lista che abbiamo visto prima, quindi semplicemente apriamo anche il suo tweet perché se lo merita, perché è stato bravo, ma è la stessa lista che abbiamo visto prima. E niente, non sto a ripetere le stesse cose, è davvero un'ottima lista. Poi abbiamo una bella lista di Arceus Beedrill, che è uno dei miei mazzi Arceus preferiti. Un mazzo che vedremo tra poco, che ha avuto anche molto successo in America. Peccato che è storta l'immagine, vabbè. Arceus Beedrill, c'è anche un Oranguru, che ha molto senso giocarlo, visto che tu vuoi comunque avere zero carte in mano, a volte ti permette di togliere una carta che ti darebbe fastidio. La lista in sé non è nulla di particolare, è un mazzo Arceus come l'Arceus Moltres, che anziché avere le carte per giocare Moltres con cui chiudere la partita, setti Beedrill. Beedrill può usarlo anche a inizio partita. Diciamo che Moltres è forte in certi casi, Beedrill in altri, entrambi sono forti contro Mew, quindi la sostanza del mazzo è più o meno quella. Molto bello Arceus Beedrill, mi piace davvero tanto. Poi c'è un Arceus Duraludon, ragazzi, Arceus Duraludon è uno dei mazzi che fa più risultati online, ma dal vivo non lo gioca mai nessuno. Finalmente abbiamo un Arceus Duraludon che fa risultato. Vediamo questa lista com'è fatta, è molto simile a quelle che vediamo online.
Sembra una lista davvero molto consistente. Gioca 4 Pokégear, gioca 8 Ball. È una lista veramente molto bella, secondo me. E questo è un mazzo veramente molto molto figo, secondo me. Perché ha dei buoni matchup, abbastanza contro ogni mazzo. Ovviamente non contro tutti. Però è veramente un mazzo che se non sei preparato a battere Duraludon V-Max rischi di perderci. Cos'è che dice qui? Vediamo. Voleva giocare Zamazenta Arceus, ma ha preferito giocare Arceus Duraludon. Zamazenta Arceus l'ho giocato in live domenica sera su Twitch, se siete curiosi di vedere com'è il mazzo. Quindi molto bene anche per questo mazzo qua. Abbiamo poi un Arceus Moltres, vediamo se è un po' diverso dalla lista di Alberto e di Lucas. A occhio e croce non vedo nulla di strano. Forse il Tool Scrapper non lo giocavano, loro giocavano due Moltres. Savory non credo che lo giocassero. Vabbè, la sostanza comunque è la stessa. È praticamente lo stesso mazzo. Molto forte. Vediamo invece com'è la lista di Urshifu Moltres di Pedro. Pedro Genio Torres, uno dei giocatori più forti del mondo. Ha disposto benissimo la lista. Io apprezzo quando i giocatori mettono liste così, perché dai, è più comprensibile. Lui continua a giocare Eldegoss, che abbiamo visto che anche a Francoforte lo giocava. Gli altri giocatori non lo usano. Sicuramente avere Eldegoss è forte, perché vuol dire che tu non devi preoccuparti troppo di cercare le energie, perché bene o male hai Eldegoss e te le prendi. E è forte anche dopo che usiamo normale, perché le energie le rimischi. Ti dà un po' più di stabilità. Alla fine tu comunque hai tante level ball, tante quick ball. Piano piano setti Eldegoss. Non è che hai urgenza di settare Eldegoss subito. Lo setti con calma e poi sei a posto. Per il resto non mi sembra di vedere nulla di particolare. Ecco, lui non gioca Moltres V, non gioca neanche Medicham, oppure lo gioca. Esatto, sì, eccolo lì, gioca anche Medicham. Quindi una lista un po' più simile a quelle che si vedevano fino al mese scorso. Molto forte anche Pedro. E poi, il mazzo più bello lo lasciamo per ultimo. Guardiamo questo Mew prima. Questo Mew, che è un Mew interessante, e l'abbiamo visto in streaming, tra l'altro questo qua, gioca Jolteon. Jolteon con la capsula della memoria toglie l'abilità a tutti i Pokémon acqua. Voi potreste dire, ma scusa, non è un Pokémon colpo fusione? Sì, però diciamo che tu decidi di pescare fino ad avere 5 carte in mano anziché 6 con Genesect, però togli tutto il motore intero nei mazzi che sfidi. È un'idea molto carina, e infatti in alcuni mazzi già si è visto, finora nessun mazzo con Jolteon ha proprio vinto dei tornei, però è una cosa che si inizia a vedere, e secondo me è molto forte. Vedo che ha tolto i Cramobot, come si discuteva anche durante la live della KTG che ha streamato per tutto il weekend. Allora, vediamo che cosa dice. Toglierebbe la terza Marnie. Ah, gioca tre Marnie, non mi ero accorto, sono tantissime. E metterebbe o una quarta stadio o una Choice Belt. La terza Marnie era molto forte contro Urshifu che giocava Snorlax. Ci sta, però beh, hai anche Jolteon contro il motore Inteleon. Ok. No, non dice nulla di interessante riguardo al fatto che se dovesse continuare a giocare Jolteon oppure no. Secondo me è un'idea interessante. Abbiamo visto Mew con Heroes Medal, Mew con Jolteon. Le liste Mew tendono a essere sempre molto uguali. Comincia a esserci un po' più di variabilità, e questa cosa mi piace molto. Ok, e l'ultima lista che guardiamo è quella di Fabien Pujol. E ragazzi, guardate questo mazzo. Possiamo chiamarlo Waterbox? Ci piace come nome? Potremmo chiamarlo Waterbox. È un mazzo con un grosso motore Inteleon e Frosmoth che attacca con Crabominable V, Suicune V e Lapras. Questo Lapras, se non sbaglio, fa 100 danni dove vuole. Suicune V lo conosciamo. Crabominable V fa 90 danni più 60 per ogni danno sul Pokémon che stai attaccando. Qual è l'idea? Con Inteleon che mette i danni, che tra l'altro gioca uno solo, e non gioca Zigzagoon, vabbè, anche con quell'Inteleon tu metti dei danni sul Pokémon avversario e con Crabominable completi il KO. Poi ci sono due Nessa per recuperare sia le energie che poi riassegni, gioca pochissime energie perché poi comunque le riassegna direttamente con Frosmoth, sia i Pokémon che ne gioca solamente uno per tipo, quindi è molto interessante questa cosa. E questa Agatha, che non ricordavo cosa facesse, che ti fa spostare 3 danni dal tuo Pokémon attivo al Pokémon attivo dell'avversario, oppure a un Pokémon qualsiasi dell'avversario. Insieme al cimitero antico che fa mettere dei danni sui Pokémon quando tu assegni un'energia non psico a un Pokémon. No, com'è che mi sono confuso? Quando tu assegni un'energia a un Pokémon che non sia psico, metti dei danni, cosa ti permette di mettere dei danni in più?
È un mazzo strano, sono un po' confuso anch'io, però sono curioso di provarlo. Più che altro deve essere molto complesso da usare perché ha un sacco di carte in monocopia e cioè, ha già anche una caramella rara, per esempio, che magari la usi per giocare quell'inteno che mette danni fin da subito. Diciamo che è molto interessante questo mazzo qua. Cioè, non vedo Zigzagoon, vedo pochi modi per fare danni. Ok, facciamo che ci ragione, poi magari lo proviamo in live, perché mi sembra molto forte vederlo. Ci avevo ragionato anch'io su una strategia del genere, ma io avevo una lista molto diversa, che non funzionava. Infatti poi non l'avete mai visto né sul canale né in live. Bello però, che questo è un giocatore molto forte. Sono molto curioso di vedere se questo mazzo poi diventerà più forte anche nelle prossime settimane. E per quanto riguarda Bilbao, io non avrei altro da aggiungere. Vabbè, i giocatori erano 276. Complimenti ancora ad iCaterby che ha vinto questo torneo, tra l'altro con Whimsicott, che praticamente non ha giocato nessun altro, anzi non credo di vedere nessuno Whimsicott al day 2 a parte lui, quindi ancora più complimenti. E adesso guardiamo i risultati degli altri tornei. Guardiamo il torneo di Joinville in Brasile, giusto? Esatto, in Brasile. Abbiamo la top 16, ci sono 222 giocatori. Ha vinto Pedro Pertusi, un giocatore molto famoso, con Arceus Lucario Upa. Cercatevi il video sul mio canale perché è un mazzo bellissimo. Vediamo com'è la sua lista, non l'ho ancora guardata apposta, volevo vederla in diretta con voi. E anche lui ha messo la lista in verticale, vabbè. Allora, linea Arceus, linea Bibarel, Crobat VMAX, 2-2 Lucario V-Star, Upa V, spettacolo. Path to the Peak, io quella mi sembra che non l'ho messa, ma andrebbe aggiunta, esatto. Credo che sia veramente molto simile alla lista che trovate sul canale, quindi se siete curiosi di vedere come funziona questo mazzo, credo che sia veramente molto molto simile alla mia. Bello, mi piace tantissimo questo mazzo. Io non mi sono ancora deciso se come attaccante lotta preferisco Lucario, Licanroc, Sandaconda, Urshifu. Diciamo però che se voi cambiate Lucario V-Star con uno di questi che vi ho detto, la sostanza bene o male rimane la stessa. Vediamo se ha scritto qualcosa di interessante. No, niente. Ringrazia i suoi amici che gli hanno prestato il Lucario. Ok, niente. Molto bene. Questo mazzo, a me questi mazzi qua piacciono un sacco. Al momento i miei mazzi preferiti sono i mazzi con Arceus, Bibarel e qualche attaccante. Quindi sono veramente contento che abbia vinto questo mazzo qua. Mew VMAX al secondo posto. Abbiamo un Arceus Inteleon al terzo posto. Vediamo se è una lista un po' particolare. A occhio e croce direi di no. È una lista assolutamente standard. Però vabbè, lo sappiamo, uno dei mazzi più forti del momento. Ma questo è Indianapolis. Abbiamo un Mew che gioca, che non gioca niente di particolare. Quindi anche qui Mew è un mazzo fortissimo, lo sappiamo, la cosa non ci sorprende. Abbiamo poi un Arceus Beedrill al sesto posto, Arceus Ice Rider al settimo, quando esce la lista sono curioso di vederla, Arceus Sylveon per un pieno non è entrato in top 8, e poi abbiamo un Galarian Bird Box con motore Inteleon di un altro giocatore piuttosto celebre. Ecco, questo non è il modo di mettere giù la lista, per esempio. Allora, questo Calyrex suppongo che sia dentro... No, boh, sì, credo che l'abbia giocato. Non si capisce niente, vediamo se è scritto qualcosa. Ok... No, non ci sono commenti che molto utili. Allora, motore Inteleon, Zigzagoon, Manaphy, Snorlax, doppio Moltres piccolo, Moltres grande e Zapdos e Medicham. Quindi non è troppo diverso dal mazzo di Ivanov, se ci pensate, tutto sommato. Questo Calyrex... Allora, sicuramente non per il primo attacco perché non ha energie psico. Il secondo attacco lo carichi con Laburno e metti 5 sereni danno su 2 Pokémon dell'avversario. Non so se possiamo considerare una sorta di tech... Per... non lo so, sinceramente, se vuole magari mettere KO gli Inkay, per esempio, oppure se c'è qualche altro motivo, sinceramente non lo so. Se qualcuno di voi ne ha idea me lo faccia sapere, perché così a prima vista non mi vengono in mente cose. Allora, ricerca accademica, ordine del capo, Pierce, 2 Laburno, 2 Clara, cortile allenamento, mantella da tenacia, blocco amici, corno echeggiante, fune di fuga, uno scambio di energia, un recupero di energia, 2 ricerca di energia. E ok, no, ve le ho lette perché si capivano poco, così almeno se qualcuno non riconosce qualche carta adesso le sapete. Va bene, poi abbiamo uno Shadow Rider con Whimsicott, attenzione. Vabbè, qui non c'è niente di particolarmente interessante. Con i martelli pure, mamma mia. Ok, quindi è sicuramente un altro modo di utilizzare
Whimsicott, anziché usarlo con cioè solamente Whimsicott e Bibarel, usi Shadow Rider. Non sono sicuro, non so quale preferisco delle due. Penso che la lista di Alessandro sia comunque meglio. Cioè, penso che se dovessi giocare Whimsicott, giocherei la lista come la sua. Sì. Poi Arceus con Crobat VMAX. Questo mi ricorda probabilmente il mazzo con cui Alberto Conti ha fatto o top 4 o top 8, non ricordo, a Liverpool. Esatto, è così. C'è anche un UPV molto interessante. UPV che si carica con Laburno e c'è uno scambio di energia, magari. Oppure lo carichi in due turni. Allora, se no lo carichi con Arceus e basta, sì. È molto bella anche questa lista. Sicuramente un bel modo di giocare Arceus. Non con il Moltres piccolo, ma con Crobat, VMAX e UPA. Io preferisco con il Moltres piccolo, sinceramente. Però diciamo che UPA ti permette di giocare magari un pochino meglio contro Urshifu. Abbiamo poi un Mew. Vediamo se c'è qualcosa di particolare qua. Direi di no. Direi di no. Non mi sembra vedere nulla di particolare. Abbiamo un altro Mew. E poi ci sarà Gustavo Wada. Quindi siamo curiosi di vedere cosa ha giocato. Un Mew con Lumineon. Non è una cosa che si vede molto spesso. E anche con Pump Kaboo. Con un Peony. Questa è una lista un po' particolare. Però preferisco le particolarità che abbiamo visto nelle altre liste di Mew. Quindi Jolteon o la Heroes Medal. Guardiamo infine la lista di Gustavo. Ah, qua c'è anche un Inteleon VMAX che ha fatto risultato. Poi quando usciranno le liste ce la guarderemo. Gustavo, vediamo, top 16, giocando Mew. Vediamo cosa c'è di interessante. C'è un Judge. No, non mi sembra vedere nulla di troppo particolare. Una bella lista. Però sì, di particolare forse c'è il Judge che non si vede spesso, si vede Marni di solito. Però vabbè, Gustavo Wada che ha appena vinto a Francoforte, è molto molto forte. Proseguiamo con i risultati di Indianapolis. Ragazzi, Indianapolis 1008 Master. 1000 partecipanti. Che emozione, io non ho mai partecipato a un torneo così grosso. Che emozione, e tra l'altro vedo un sacco di nomi conosciutissimi. Allora, il mazzo che ha vinto purtroppo non ho la lista, cavoli. Però è un Arceus con Galarian Bird Box. Quindi sarà un Arceus con Moltres piccolo, magari anche Moltres grande. Quando dico piccolo grande intendo V e non V. E con Zapdos, si intende questo. La lista specifica uscirà magari in giornata nei prossimi giorni. Al secondo posto invece Isaiah, allora Ian Robb è un giocatore famoso. Isaiah Bredner pure, che ha giocato Arceus Beedrill. Quindi è praticamente lo stesso mazzo, ve l'ho detto. Diciamo che il secondo attaccante che usate qui è Beedrill anziché Moltres, ma la sostanza è più o meno la stessa. E la lista è ottima. Ovviamente, cioè, se arrivi secondo un torneo di 1000 giocatori, vuol dire che la tua lista va benissimo. Quindi se voi volete prendere delle liste per provare questi mazzi, fidatevi di questi giocatori, perché sono liste davvero ottime. E c'è poco da aggiungere. È veramente molto forte. Tra l'altro questa energia acqua che si vede spesso in queste liste di Arceus, per poter attaccare anche con Inteleon, perché ogni tanto è forte attaccare con un attaccante da un premio. Molto molto forte. Al terzo posto abbiamo un Mew VMAX. E vediamo se è un Mew particolare. Esatto, questo è il Mew VMAX, che tra l'altro ho visto prima, che è arrivato anche in top 8. Stessa lista identica. Ragazzi, questo Mew gioca 3 Pokémon Catcher. Voi sapete già quanto è forte Mew, quanto può essere antipatico per il fatto che è così forte. Immaginatevi se in tutto questo usa anche i Pokémon Catcher, con cui se esce testa o lancio di moneta è come se facesse ordini dal capo. Vuol dire che Mew può fare Elisa Sparkle e Marni, cioè o Marni, e fare anche Pokémon Catcher. Cioè, è ancora più forte di prima. Anche questo, cioè, ecco, è un altro modo per giocare Mew. Abbiamo già visto 3 modi diversi per giocare Mew in questo weekend. Wow, sono curioso di provarli tutti, sinceramente. Poi abbiamo al quarto posto un altro Arceus Moltres. Al quinto posto quel Mew uguale che abbiamo visto adesso. Vediamo invece l'Arceus Inteleon di Tablemon. Questo è uno youtuber messicano, mi sembra. Ha giocato Arceus senza Moltres. Lista molto normale. Non vedo nulla di particolare. Sì, è molto simile alle prime liste che giravano con Macerie dello Stadio. Molto simile a quella che avevo messo sul canale un paio di mesi fa. Un ottimo mazzo. Un ottimo mazzo. Poi abbiamo un Arceus Galarian Bird Box. Vediamo. Qui è interessante perché vedo questo Mew che mi piace molto. Una carta che a me piace davvero molto. Che è forte, perché alla fine tu dopo ogni KO, quando magari usi Retino, puoi mandare attivo Mew
e scegliere una carta strumento tra le prime 6 carte nel mazzo. Secondo me è una bella aggiunta, se si trova lo spazio è una bella aggiunta. Appunto magari 3 Drizzle anziché 4. Questo gioca addirittura 2-2 Arceus e basta, perché appunto vuole poi alternare gli attaccanti con Moltres, Zapdos e anche Upa V. Gran bella lista. Penso che io comunque 4 Arceus V li giocherei lo stesso. Però vabbè, comunque la lista è decisamente molto buona. Abbiamo poi un Mew. Vediamo questo Mew com'è che è. Un Mew molto standard. Questo è molto standard. Poi abbiamo Zachary Cooper, giocatore molto forte, con Arceus, Moltres anche lui. Tutte quelle liste storte. Qui c'è un Malamar che secondo me ha messo per prenderci in giro. Lista molto normale. Un altro Arceus Moltres, questo qua è in orizzontale, anche qui lista molto simile a quella anche di Lucas e di Alberto. E qui abbiamo il mazzo intero, ah no, qua c'è un altro, no, ci sono altri, aspetta, c'è un Whimsicott, ecco, Whimsicott di questo giocatore. Lista simile a quella di Ale, gioca Zacian V, è un'idea carina per assegnare un'energia in più, è vero, ci sta. Lumino Necrobat, quindi non soltanto Crobat. E per il resto abbastanza simile, con i martelli, chiaro, sì, ok. Poi abbiamo un Arceus Moltres, anche qua vediamo sempre queste liste storte, uffa. Energia metallo, sono metallo? No, sono buio, era il riflesso. Ok, va bene. Guardiamo adesso la lista di Arceus Corviknight, che spettacolo, vediamo cosa dice. Ok, a quanto pare non gioca supporto del pescare, no, invece la gioca come? Arceus Bibarel in 1-1 tra l'altro, con Corviknight in 2-1, come ha fatto a fare questo risultato con questo mazzi? Non capisco. Boh. Ragazzi, avete idea del perché questo mazzo dovrebbe essere forte? Perché io a prima vista, boh. Ok, ha taggato una serie di content creator perché vorrebbe raccontargli di questo mazzo, quindi teniamo d'occhio per esempio Silios Network o Mello Magikarp per vedere se magari verrà intervistato. Qua ci sono un bel po' di messaggi, magari poi me li leggo, però no, ma parlano d'altro. Non lo so, sinceramente non lo so. Vabbè, sicuramente è forte contro Whimsicott, perché attacchi con l'energia metallo, però non vedo contro gli altri mazzi perché dovrebbe essere forte. Comunque, ha ragione lui, ha fatto un ottimo risultato. Abbiamo poi un Arceus Malamar di Piper Le Pen, non lo so. Anche qui bella in verticale. Una lista molto bella, molto forte. Arceus Malamar è molto interessante, mi piace. E qua ha messo in basso le carte che ritiene più forti del weekend. Quindi queste iperpozioni, a quanto pare, le sono tornate utili. Anche Pierre, molto forte con Lumineon, ti fa prendere un'energia che vuoi e un Pokémon buio. E anche Pumpkaboo. Poi abbiamo anche Grant Manley che gioca Arceus Inteleon con Upa V. Ragazzi, Grant Manley è uno dei giocatori più forti del mondo, quindi vediamo che cosa ha giocato stavolta. Ha giocato quello che vi ho appena detto, quindi un Arceus soltanto con Upa V, quindi senza Moltres, senza Zapdos, un Arceus con Upa V. Upa è fortissimo sia contro Urshifu sia contro Mew. Probabilmente contro Mew gioca anche Path to the Peak, così ha il tempo necessario per caricare Upa senza che venga fatto boss KO. Vediamo cosa dice. Penso di aver giocato molto bene. Bravo Grant. Ok, va bene. Poi qui abbiamo un Arceus Crobat VMAX. Anche qui niente di particolare. A questo punto le guardiamo tutte e basta, ragazzi. Sono talmente belle queste liste. Questo è un Mew. Un Mew molto standard. Qua abbiamo un Arceus Bibarel Crobat, i mazzi Arceus Bibarel mi piacciono un sacco a me, quindi sono curioso di vedere questa lista. Arceus Bibarel Crobat, esatto, con Upa, quindi non abbiamo nessun attaccante di tipo lotta. Interessante, quindi contro il Mirror, sì, ha due Ceren, sì, forse se la gioca così. Non è sicuro se giocherà ancora questo mazzo, quindi vabbè, fa niente. Un bel Arceus Duraludon di Raymond Liu. Ok,
Lista molto simile a quella che abbiamo visto prima. Molto, molto, molto simile, sì. Con tre iperpozioni, sì. Arceus Durardon va giocato così adesso, probabilmente. Arceus Beedrill di Rahul Reddy, altro giocatore super forte. E la sua lista, anche qui, è molto simile a quella che abbiamo visto prima. Quindi vedete che ormai più passa il tempo, più le liste iniziano a diventare simili e è difficile giocarle molto diverse. Quindi se volete provare un mazzo come questo adesso, bene o male qualunque lista abbiamo visto in questo video è sicuramente un'ottima lista. Abbiamo poi un Malamar Inteleon. Malamar veramente ce ne sono pochi ultimamente. Questo Malamar non gioca Oranguru. Segnalino Vistar. Gioca sia Ordine del Capo sia Fune di Fuga. E per il resto è una lista molto standard. Questo è un Mew. In questo Mew vedo il Big Charm, che non si vede spesso, interessante. Può essere utile in molte situazioni, sì. È un'idea carina, sì. Qua abbiamo un Arceus Inteleon. Dice che Macerie dello Stadio, Amo Normale e Seconda Melania sono delle carte fortissime. Teniamolo presente. L'Amo Normale anche secondo me è molto forte. Per Dunsparce, per Manaphy, ci sta. Anche se comunque spesso... Ah no, ecco, perché lui non gioca l'attaccante buio, quindi non ha Clara. Esatto. Qua un Whimsicott, vediamo com'è rispetto alle liste che abbiamo visto finora. Ecco, molto simile alla lista di Ale, cioè come motore. E sì, sì, bene o male la sostanza è quella. Ecco, con Divina Esperienza anche Ale rigiocava, un'ottima carta qua. Arceus Beedrill di Sander Pero, credo si pronunci così. Arceus Beedrill. Ah, lista uguale a quella di Rahul Reddy, ok. Questa è l'ultima, mi sa, eh. No, c'è ancora un paio di liste che possiamo guardare. Arceus Crobat, vediamo com'è. Uffa. Arceus Crobat, mi sembra molto simile a quella che abbiamo visto prima. Molto, molto, molto simile. Qui c'è un Malamar. Abbiamo Mew di Luke Morsa. Ragazzi, questo qua è Silios Network. Ha fatto il risultato, quindi, vediamo. Lista di Mew con Pump Kaboo. Senza il retino, ma ci sta. Ok, lista tranquilla, niente di troppo particolare. Inteleon VMAX. Ok, vediamo cos'è questo Inteleon VMAX. Questo mi sorprende molto. Ah, questo Inteleon. Io stavo pensando ancora all'Inteleon, quello di Spada e Scudo. Carino, carino. Questo mazzo qua è interessante. Con Demetra. Questo è uno dei mazzi che non gioca nessuno, ma che sono più forti di quanto non sembrino. Molto forte. Puoi giocare anche Sentiero Biancacima, puoi fare danni in panchina. Bello. Bello, bello, bello. Ah, ecco, l'Inteleon VMAX che manca qua è l'altro Inteleon VMAX, quello Spada e Scudo, quindi bene che l'ha specificato. Bene. Guardiamo l'ultima lista della giornata, che è un Mew. Chiudiamo in bellezza? Direi di no, è una lista di Mew normalissima. Niente. Va bene, ragazzi, è stato un weekend veramente molto denso di tornei. Devo dire che rispetto ai weekend precedenti le sorprese comunque sono state meno, perché tutto sommato di mazzi completamente nuovi non ne sono arrivati. Però sono tante piccole cose interessanti. Whimsicott finalmente è entrato proprio nel metagame, ma secondo me già tutti comunque ce l'avamo resi conto che era un mazzo molto forte. La domanda adesso è, ora che Caterpie ha vinto questo torneo e che comunque ha dato molta visibilità al mazzo, Whimsicott rimarrà un mazzo forte oppure tutti prenderanno più sul serio il mazzo? Quindi si preoccuperanno di capire come fare a batterlo e di conseguenza Whimsicott diventerà meno forte? Chi lo sa? Sono molto curioso di saperlo. Io personalmente nei miei test per Milano farò in modo di portare un mazzo che batte Whimsicott, perché secondo me è un mazzo forte. Oltretutto non costa neanche molto, quindi è anche molto accessibile e non è neanche tanto difficile da usare. Per il resto sono curioso di provare queste liste di Mew molto particolari che abbiamo visto, quindi dai, un weekend davvero interessante. Ragazzi, io vi ricordo che se volete montare questi mazzi potete recuperare le carte su BuyPTCGeoCodes e se inserite il codice sconto Weavile avrete uno sconto del 5%. Se invece volete costruire questo mazzo in real, cioè questi mazzi in real, potete acquistare le carte da Card Square, che è il negozio del mio carissimo amico. Ragazzi, ci vediamo prestissimo. Ciao!